Roma, tra il Tevere e la cupola sorge Santo Spirito, borgo dell'assistenza. Così si presenta oggi accanto all'antica chiesa. L'ordine di Santo Spirito fu tra i precursori dell'assistenza, intesa come prevenzione igienica e sociale. Questi affreschi ne narrano la storia. Secolo XIII, le acque del Tevere restituivano corpi di neonati. Sisto IV fa risorgere l'edificio dove i piccoli esposti trovano nutrici. Fin da allora l'ordine intuì il valore terapeutico della musica. L'istituzione si propagò in tutto il mondo. Dal suo studio il maestro dell'ordine poteva sorvegliare le monumentali corsie. Accanto a questa è stata creata oggi una scuola di dietetica. Infermiere, suore e madri di famiglia vi studiano la scienza dell'alimentazione. Ecco nel laboratorio un esperimento sul riso. Si dimostra che a cuocerlo con debite proporzioni d'acqua il chicco serba tutto il suo potere nutritivo. Se avessimo già il cinema degli odori, voi stessi apprezzereste l'aroma di questi menù scientifici, più proficui e anche psicologicamente più giovevoli, in quanto evitano le rinunzie. Una dieta bene assortita consente persino ai diabetici di addolcire il caffè col proibitissimo zucchero. Allattato artificialmente, questo è il più luminoso esperimento del signor direttore, che si sente chiamare papà.